Ti ricordi come inizio video? Buongiornissimo! No, dai! Buon salve! Buon salve, è vero! Buon salve! Benvenuti in questo nuovo video! Amici miei, inizio questo video di notte perché stiamo per fare un video un po' pazzo in realtà. Siamo venute... Esatto, ormai con me... E lei la pazzia c'è sempre. Siamo venute qui nella sua palestra dove si allena. Perché presentati per chi non ti conosce, chi sei? Mi chiamo Sofia, faccio la ginnastica artistica. Una super ginnasta. E siamo venute appunto nella palestra dove si allena lei. Però non c'è nessuno perché è tardi, cioè è sera, sì. E noi vogliamo intrufolarci nella palestra, tipo dicendo che boh, ha dimenticato qualcosa, e ci fermiamo in palestra tutta la notte, cioè ci nascondiamo tipo dietro qualche tappetone. Dovremmo trovare proprio un posto bello di nascosto perché penso che vanno a fare i controlli prima di chiudere le porte. Esatto. Dovremmo essere smart. Stiamo facendo una cosa assurda, però guai da noi. Abbiamo detto vabbè, proviamo a fare questa cosa, quindi ora entreremo nella palestra. Mi sono portata tutte le cose anche per dormire, siamo portate il pigiama e quant'altro. Spazzolino ce l'ho, spazzolino anche, body per fare qualche pazzia, insomma. Quindi ora proviamo a entrare nella palestra, vi aggiorniamo e speriamo che non ci sgamino, altrimenti lasciate un like per darci un po' quello. Esatto, ragazzi. Cioè, semmai finiremo questo video in prigione se ci sgamano. Speriamo di no. Salutiamo poi da prigione, ragazzi. Esatto. Ciao ragazzi, ciao ragazze, top. Guardate dove sono finita. Ah, e abbiamo anche una complice che ci aiuterà, insomma, nella missione. Ale, mi sono dimenticata i paracalli dopo l'elemento. Posso tornare un attimo in palestra a prenderli? E certo, se la sono stordita, vai. Ok raga, siamo riuscite ad entrare in palestra. In realtà ci sono un sacco di altre persone adesso perché si stanno allenando quei ragazzi di basket. Però quando tutti usciranno noi rimarremo nascoste, perché in teoria abbiamo detto che entriamo a prendere la cosa e usciamo. Invece e rimaniamo dentro. Che malefiche. Guardate qui che meraviglia, tutta vuota. Ce l'abbiamo fatta ragazzi. Io ho portato cose per 3 mesi, ho addirittura in borsa della pellicola trasparente. Cioè, perché? Spiegatemi. Vabbè, può sempre essere utile. Sofia sta nascondendo la mia borsa sotto i tappetoni, cioè in mezzo ai tappeti. È il posto perfetto, ragazzi. Guardate come ci sta proprio benissimo. Comunque adesso sono le 9, quindi tra poco quelli di basket e quant'altro finiranno e se ne andranno a casa. E noi pernotteremo qui. Comunque non abbiamo ancora cenato noi, quindi abbiamo strafame. E per non uscire e poi rientrare, per non farci vedere da quelli del bar, manderemo la nostra fantastica complice. Non rientra nelle mie capacità per il momento. Ok Siri, grazie. E manderemo la nostra complice a prenderci qualcosa da mangiare. Nel frattempo noi ci nascondiamo in qualche posticino qui in palestra. Dove andiamo? Guarda, ci siamo. Ho perso la calza! No, di già! Ho perso il calzino! Un secondo, sei stata dentro! Baby, ci vedono? No! Noi ci siamo costruite tipo una grotta di materassi, stiamo aspettando le nostre piadine che andate a prendere appunto Rebecca, e lei tra poco andrà via perché lei è stata vista, cioè è andata al bar a prendere le cose, torna dentro, ci porta le piadine e poi esce dicendo che non c'è più nessuno in palestra, che siamo tutti andati via, e invece noi siamo qui nascoste. Noi aspettiamo, la Rebe dirà che noi siamo usciti da questa porta, c'è una porta qui in palestra. Esatto. Dirà lì. Che noi siamo usciti da qui in modo che nessun altro viene a controllarci. Madonna santa. Eccola la nostra salvatrice. Fatti che ci viveri. Porta il cibo. Grazie. Bella, questa è della Sofì e questa è tua. Comunque Sofì, noi le calze sobrie sempre. Io rosa leopardate e tu con le nuvolette e gli arcobaleni. Calze felici check. Che meraviglia, abbiamo qui le nostre piadinozze. Io ho preso pomodoro, mozzarella e crudo. E tu invece? Prosciutto, mozzarella, 5 stelle, salsa rosa. Top. Ci sono di là quelli del basket che stanno urlando e non so quando vadano via perché è tardi, cioè sono tipo le 10:30 e questi sono ancora qua che urlano. Però tra un po' se ne andranno e rimarremo noi. Ho sporcato un salsa rosa sulla gamba. Nessuno, noi. Così.
Amici, noi ci siamo messe in body perché stiamo aspettando che se ne vadano tutti completamente. Quelli del basket hanno finito, sono più o meno le 11. E quando finiranno, quando andranno via tutti... Oddio. Ecco, si sono spente le luci. Mi sa che stanno tipo andando via. Forse c'è questo lì vicino. Non capisco. Ho sentito adesso la porta che si è chiusa. Anch'io. E questo lì è uscito. Siamo solo noi. Ho paura. Mi sa di sì. Più che altro per domani mattina ho l'ansia. Non c'è nessuno, quindi non c'è neanche il riscaldamento. Sì, è stato, fa freddissimo, fa davvero freddo. Mi sembra in body. Il party sta iniziando. Pigiama party con Sofì e Vale, notturno. Dei nostri sogni, pigiama party. Siamo venute nella palestra del basket, dove prima c'erano i ragazzi che si allenavano, e sono le 23:50. Ho paura di quello che mi farà fare Sofia, perché è una pazza. Sarà una lunga notte. Ti faccio fare il salto indietro. No. Ti lancio io. No, ma io mi uccido. Questo video finirà o in prigione o in ospedale, cioè. Ti lancio e braccia in alto, porta su le ginocchia, però sempre, lascia sempre spazio per la faccia, ok? Oh mio Dio. E se arrivo lì? No. Se arrivi lì sei morta. Ah. Ho veramente una paura assurda. Però la cosa bella della Vale è che anche quando ha questa paura assurda si butta. Sì, perché in sé lo voglio fare, quindi odio farmi frenare dalla paura in generale, in tutto. Quindi dico, sconfiggiamolo sto paura e dai, facciamolo saltare. La danza della, della positività. È questa? Sì. Perfetto. Ok, it's gonna be okay. Oddio. Raga, questo è successo? Non partire per i pazzi. Non fare la pazzi. No, questo è un segno del destino. Accendiamo la luce. Scherzo. Che spavento, ma sei scena. Accendiamo la luce, accendiamo la luce. Vai qui. Cosa fa tu? Ma cosa stai facendo? Non lo so. Ma sei pazza. Mi sa che ho aperto una finestra. Siamo riuscite ad accendere solo quelle luci sopra e a spegnere tutte le altre, così diciamo che non è troppo luminoso e non si nota troppo. Ok raga, è 1:09 e mi sono convinta, voglio provare a fare il backflip. Devo scaricare l'attenzione, oh mio Dio, ce la farò. Ok, sono ufficialmente pronta. Oddio! Raga, sono stata brava! Pazzesco, pazzesco, patrimonio dell'UNESCO. Voglio dormire qui dentro dopo. Tu dormi qua? Sì. Adesso costruiremo la nostra dimora per dormire. E abbiamo deciso di dormire su questo qui, che è il marshmallow. Che è un tappetone super super morbido. È più morbido in tutta la palestra. Sembra tipo memory foam. Esatto. Però la Vale ha avuto questa bellissima idea per entrare in nostra casa. Non avremo una porta come esatto. Casa normale, ma entriamo dal tetto, cioè nel senso mettiamo questo tappetone, quattro mura, insomma quattro tappeti in altezza, e poi per entrare dovremo col trampolino saltare dentro. È troppo bello, è troppissimo, cioè, io sono gasatissima. Comunque Sofì, raccontaci un attimo quello che hai detto a me prima delle scuole in America, perché lei appunto ha vissuto per tutta la sua infanzia dove? In Colorado. In Colorado. United States. Le scuole sono come tipo vediamo noi nei film, cioè ci sono le cheerleader, sì. Il cheerleader ballo. Che, sì, il ballo, ci sono due ogni anno, uno dove metti un vestito comunque molto elegante ma corto, e poi c'è prom, che sarebbe il ballo super elegante, e vai con un vestito bellissimo, lunghissimo, i tacchi. E i ragazzi tipo ti invitano a ballare? Sì, devono fare una richiesta. Oddio, ma di nuovo? Raga! Quindi vabbè, diceva che ci sono anche le cheerleader. E il ragazzo deve chiederti per andare al ballo in un modo tipo interessante, tipo una volta un ragazzo ha messo dei fiori e un poster sopra la fune in palestra, e si è messo d'accordo con il mio allenatore, e il mio allenatore mi ha detto devi
arrampicarti sulla fune. Pensavo di essere tipo nei guai. Ho detto, cosa ho fatto per meritarmi una fune in più oggi? Vabbè, mi fa arrampicare. Arrampico e vedo i fiori sul soffitto, tipo. Bellissimo. Che cosa poster, sì, io vorrei tirarci giù. E c'era lui che aspettava in palestra, cioè fuori dalla palestra. Cioè, sembra di vivere in un film praticamente, assurdo. Bellissimo. Yeah, super divertente. Adoro. Raga, sono le 2.09. Mie, tardissimo. Yeah. E stamattina mi sono svegliata alle 7, quindi sono svegliata un sacco. Ed ora metteremo il pigiama e guardate un po' quale pigiama ho io. Ho preso il pigiama di Pikachu tutto morbidoso con addirittura il cappuccio da Pikachu. No, troppo io, bello questo. Io trash sempre. Le calze, quelle di Natale rosse con i pois bianchi, perché già Natale. Ad ottobre è Natale, ma sì, Natale tutto l'anno. E addirittura una copertina super pelusciosa, super bella. Ma tu sei proprio preparata, Vale? Sì. Io mi metto in pigiama rosa e mi metto bellissimo sotto un tappettino a caso qui in palestra piena di magnesio. Proprio respirerò bellissimo la magnesia tutta la notte praticamente. Andiamo a lavare i denti tutto quanto e poi si va a dormire, perché io sono veramente stravolta e domani dobbiamo svegliarci presto per capire come sì non farci sgamare. 3, 2, 1. Ta-da! Guardate qui che belle che siamo. Quanto siamo sexy. Noi mamma sempre mia sobrissime. Oh yeah. Guarda qui, che manze. That's a wop, wop, wop. From the top, che già, that's a wop. Entra in casa, entra in casa. Oh. Bel salto da fare, secondo te ci riesco? Beh, è tosta, Com'è no, lì dentro? Le mura stanno già cadendo, Vale. Ma già era distrutta, adesso non è neanche più casa. Amici, sono le, vediamo che ore sono, 2.53, quindi è stratardi, non si vede, ma vi assicuro che è quell'ora. Noi stiamo per andare a dormire nella nostra casetta sì su il marshmallow. La Vale ha un coperto bellissimo. Con la copertina, ma la condividiamo. Oh, meno male, perché io ho questo tappeto pieno di magnesia. Anche lì è tutto pieno di magnesia. È vero. Qua ci sono stati i piedi, le ascelle sudate. Non dire queste cose, non le voglio pensare. Vabbè, comunque, buonanotte. Noi cercheremo di dormire un pochino per quanto possibile. Sì. E ci vediamo domani mattina. Ci vediamo domani mattina. O in prigione. Sì. Buonanotte Sofì. Buonanotte Vale. Buonanotte amici, spero di riuscire a dormire. 2 hours later. Raga, mi sono appena svegliata, sono scomodissima, vi giuro, ho stramal di schiena, sono le 4:27, io sono andata a dormire truccata, non vedo l'ora che sia domani mattina, vi giuro, per andare a casa, perché è scomodo, non è così comodo come sembra sto tappeto. Comunque mi sa che c'è Sofì che sta dormendo. Tra l'altro le luci sono rimaste accese, non so come, pensavo si spegnessero. E niente, ora tipo la svegliamo. Sofì, madonna, cosa è successo a questo muro? Mi sta guardando in faccia tipo sto muro. Sofì, sono le 4:30. Madonna. Dobbiamo fare l'esercizio? Mi sa che ora, boh, mi metto a guardare un po' di video su YouTube, un po' di cose così, perché non riesco a dormire. Raga, buongiorno da questi due fiorellini. Noi ci siamo svegliate da poco. E niente, fuori c'è la luce del sole. Ed ora dobbiamo subito cambiarci quant'altro, perché tipo alle 7:15 iniziano i corsi, da quel che abbiamo capito. E quindi dobbiamo cercare di uscire senza essere visti nell'occhio. E poi la nostra missione sarà compiuta. Abbiamo dormito pochissime ore, ma sì, cosa, due poi ore? Stra in ansia, continuavo a svegliarmi perché avevo paura che boh, arrivasse qualcuno. E niente, ora quindi ci cambiamo, perché uscire così non ci sembra il caso, per non dar nell'occhio, così ci anche vedono tutti. Siamo davvero carini. Siamo molto sexy, bisogna dirlo questo. E niente, quindi ci cambiamo e vi aggiorniamo. Raga, noi ci siamo cambiate tutte quante, abbiamo messo via lì dietro tutti gli attrezzi e adesso in teoria... Stiamo...
Amici, questa avventura è terminata. Siamo uscite con tutte le nostre cose perché è arrivata l'allenatrice. Per fortuna Sofì comunque la conosce bene allenandosi qua, quindi non si è arrabbiata. Però è stato, cioè, non ce l'aspettavamo che entrasse proprio da dietro. Mamma poi mia. Dalla porta sul retro in quel momento. Quante volte stanotte che ho sentito il cuore cadere nello stomaco? È il cuore cadere nello stomaco? Ma a quanti momenti tipo... Oh! Oh my god! Esatto, no, per fortuna che era lei che comunque è, sì, è brava. E niente, quindi questo video è finito, è stata una bella avventura. Ci siamo dette l'anno scorso, dobbiamo fare questo video, finalmente ce l'abbiamo fatta e devo dire che è stato divertente, un po' strano, un po' pazza come cosa, però dopo bella. Dopo un anno di aver aspettato. Esatto, finalmente l'abbiamo fatto, quindi speriamo che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale, se no vi lancio questo camioncino a casa, quindi mettete like, vi mandiamo un bacio. Fateci sapere se vorreste altri video insieme e andate a vedere anche il suo video sul suo canale perché è super divertente. Abbiamo fatto casini durante, esatto, questa notte in palestra. Ciao amici! Ciao!